Ciao, benvenuti tutti a ESN Academy e partiamo appunto salutando tutti voi che siete in diretta alla rete installatori di BioDry. Insieme anche a tutti gli utenti collegati tramite Zoom e alla nostra piattaforma, tramite la nostra piattaforma ESN Academy e i canali social. Quindi la puntata di oggi infatti sarà dedicata al ciclo di appuntamenti con il nostro prestigioso partner BioDry, dal titolo Come risolvere il problema dell'umidità di risalita dei tuoi clienti. Saluto quindi innanzitutto Daniele Tarabini e gli altri relatori collegati dalla sede di BioDry. Grazie. Vi saluto anche tutto il pubblico che c'è qua in sala con noi. C'è Franco Baga, che è il mio socio, che poi terrà la parte tecnica, quindi la giornata sarà divisa in due. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Perfetto, quindi facciamo così, lascio quindi direttamente la parola ai relatori e vi ricordiamo che voi potete sottoporre le vostre domande nel corso dell'evento scrivendole in chat o anche chiedendo poi di intervenire in diretta. Bene, esattamente. Ok, quindi possiamo iniziare? Certo. Molto bene. Bene, solo una cosa tecnica per le slide. Ok, bene, allora abbiamo la regia interna per la gestione poi della presentazione. Bene, quindi grazie per questa opportunità ancora una volta. Ormai con gli social network è una collaborazione duratura. Abbiamo fatto anche la Fiera di Roma, che è andata molto bene. Grazie, grazie a voi. Ci siamo prenotati per Dubai, quindi siamo pronti per la Perfetto, prossima. vi aspettiamo. Ok. Niente, con voi appunto facciamo molta comunicazione. Il vostro pubblico risponde a questo tipo di problema, e ecco perché già per la seconda volta abbiamo fatto questo seminario, che oggi è un po' particolare perché capita in contemporanea con una formazione interna che stiamo facendo. Quindi nell'altro video vedete una parte di quella che è la rete vendita e tecnica di BioDry qua in Italia, dove vi stiamo chiamando, dove vi stiamo parlando. Quindi sarà magari un momento un po' diverso dalle altre volte, dove interagiamo maggiormente con le persone. L'avete già fatto, ma vi invito a interagire. Quindi, scusate, se ci sono domande, interventi o qualsiasi altra richiesta o curiosità, per favore fatemela subito, perché siamo consapevoli di affrontare un tipo di problematica dove nella storia non ci sono state così tante soluzioni definitive. Quindi ci rendiamo conto che magari tocchiamo un'area un po' sensibile, e per questo motivo vogliamo che chi interviene sia completamente chiaro quello che noi facciamo, come interveniamo, e se ci sono dei dubbi che ci vengano sottoposti immediatamente. Quindi questo è il mio invito. Detto questo, direi iniziamo. Abbiamo circa 2 ore di tempo di condivisione. Come vi ho detto, ci sarà la mia parte prima di intervento, che è la parte, diciamo, della storia di BioDry, di come siamo arrivati qua, di come funziona il dispositivo, e poi Franco vi spiegherà la parte dei protocolli di intervento che andiamo a fare, di come possiamo essere certi di portare ogni tipo di immobile che abbiamo preso oggi sotto il nostro controllo in pieno controllo, in pieno asciugamento. Quindi direi iniziamo con la regia, così abbiamo le slide condivise. Ecco qua. Quindi BioDry è un marchio, un logo della tecnologia di proprietà di una società svizzera, da dove noi abbiamo la sede, che si chiama Wall&Wall, e operiamo ormai da 2009, quindi sono quasi più di 13 anni. Operiamo in questo settore e possiamo fregiarci ormai del nome di una multinazionale, perché siamo arrivati ad essere presenti in più di 30 paesi al mondo. Ok, poi vi spiegherò più avanti quali sono. Comunque siamo presenti in quasi tutti i paesi qua in Europa, in Sud America, dal Messico a scendere fino al Cile, al Perù, e nei paesi dell'est siamo molto forti in Romania, Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina, e copriamo Georgia e tutta quell'area lì. Quindi
è una tecnologia che si è sviluppata veramente molto molto veloce, ma perché? Perché comunque ci abbiamo messo veramente, io e Franco ci abbiamo messo, ci mettiamo tutti i giorni molta molta passione, indipendentemente da come riusciamo a andare, andiamo molto bene, ogni volta ci si mette questo tipo di ingrediente particolare che è proprio la passione. In che cosa? La passione nel voler condividere un metodo, una tecnologia che in realtà si è dimostrata fin dai momenti che facevamo i test, adesso ve lo dirò, molto molto funzionale, e tutt'oggi in ogni area del mondo dove siamo presenti diamo dei risultati veramente veramente importanti. Fuori scaletta vi dico che settimana scorsa c'è stata un convegno internazionale per quanto riguarda gli esperti nel restauro delle cattedrali più importanti in Europa, e a nostra sorpresa ha tenuto la parola il responsabile di Santa Sofia, che è la cattedrale in Ucraina, di Kiev, dove abbiamo installato il Geodry ormai nel 2000, non ricordo più, 2 o 3 anni fa, esattamente, e lui è venuto a testimoniare riguardo al suo procedimento di restauro di questo grosso immobile, fra i quali appunto è stato portato anche la testimonianza di Geodry, perché senza il nostro intervento non avrebbero potuto poi risanare e restaurare l'immobile come è stato fatto in questo momento. Quindi andiamo pure avanti. Ok, quindi questa qui sarà velocissimamente la nostra scaletta, quindi la nostra mission che vi sto già dicendo, la storia che vi sto raccontando, entreremo un po' più nell'aspetto delle cause, il funzionamento, i nostri punti di forza, e poi, ripeto, lascio la parola a Franco che vi spiegherà nei dettagli come andiamo a verificare il prosciugamento nei muri e come possiamo fare essere certi e certificare alla fine del nostro intervento che un immobile sia completamente prosciugato. Vedremo poi le referenze, alcune referenze, e finiamo poi qua il nostro intervento. Quindi andiamo pure avanti, vai pure la slide quella col mattone. Beh, ovviamente la nostra mission, sì, vale, torna pure un attimino indietro. Ovviamente quella, dico per scontato, anche se non lo è quello proprio di eliminare l'umidità di tutti gli immobili affetti da questo tipo di problema nel mondo, e salvaguardare anche la salute di chi ci abita o comunque di chi ne fa uso, perché ovviamente quando si fanno interventi anche in immobili storici, dove c'è anche una ricchezza artistica, sapete benissimo che l'umidità è un argomento importante per poter andare a risolvere o meno questo problema. Chi ha ascoltato questo intervento, che si potrà ascoltare poi di social network, magari glielo mandiamo da Francesca, sì, vi mandiamo comunque gli interventi che sono su YouTube, gli interventi che sono stati fatti in questo congresso, perché si è parlato veramente in maniera molto molto tecnica dell'intervento che ha fatto Biodrai. Comunque quello che noi ci stiamo occupando, un grande successo in tutto il mondo, è proprio di risanare e mantenere asciutti gli immobili affetti da questo tipo di problemi. Andiamo a vedere come siamo arrivati qua. Io mi presento giusto velocemente, faccio l'imprenditore da giovane età, ma arrivo da un settore completamente diverso. Mi occupavo di tessile nell'ambito di un gruppo familiare della mia famiglia. Poi nel 2006, dopo aver conosciuto un ingegnere in Inghilterra, mi sono reso conto che esisteva un problema nel campo dell'edilizia, che era appunto il problema dell'umidità di risalita capillare, ma che nessuno in realtà aveva affrontato in maniera energica. Nessuno era riuscito proprio a risolvere questo tipo di problema. Allora mi sono preso la briga di studiare questo argomento, e effettivamente mi sono reso conto che localmente c'era un leader, c'era qualcuno, qualche azienda o qualche tecnologia che in qualche modo in quel posto la faceva un po' più da padrone. Vi sto parlando di tagli meccanici piuttosto che cucci, piuttosto che altri interventi di questo genere. Ma nessuno di questi parlava di prosciugamento. Quindi quando noi parliamo di prosciugamento vuol dire che l'intera sezione del muro si va ad asciugare e rimane asciutta nel tempo. Questa è la nostra mission, è quello che facciamo tutti i giorni. Quindi, non sapendo quale fosse la causa, ovviamente era molto più difficile riuscire a trovare la soluzione.
ed ecco perché assieme a uno staff di scienziati austriaci e svizzeri abbiamo iniziato a approfondire questo argomento, come osservando l'occhio, quindi andando in giro nell'Europa e rendendoci conto che se la casa fosse in riva al mare, piuttosto che in montagna, piuttosto che in campagna, piuttosto che nelle zone dell'Inghilterra dove era più umido, in Danimarca o in Sicilia, comunque vada, indipendentemente dalla fattura, dal sottosuolo, dalla posizione geografica, soffrivano dello stesso problema, che era questa risalita capillare. Ma ovviamente, essendo strutturate completamente diverse, ci siamo resi conto che seguire il filone della parte edile, quindi la parte strutturale, non era una soluzione, perché non si trovava una soluzione. Quindi abbiamo fatto i nostri esperimenti e con queste semplicissime slide che vi faccio vedere adesso, vi faccio vedere come siamo arrivati a questo punto qua. Il punto numero uno è questo, come vedete, questo mattone che è immerso nell'acqua. Come vedete abbiamo qualche centimetro di assorbimento dell'umidità, quindi qua è sorta la prima domanda, proprio ovviamente naturale, come mai un mattone immerso nell'acqua assorbe qualche centimetro l'umidità e il muro della chiesa qua di fianco magari un'umidità un metro e mezzo o addirittura due metri. Com'è possibile una cosa di questo genere? Questa è la domanda che io mi sono fatto. Ma la domanda è più completa ed è: cos'è che scatena questo tipo di problema? Come mai l'umidità risale così tanto pur non essendo il muro in quel caso lì appoggiato nell'acqua? Ripeto, quindi vedete le due differenze. Un mattone immerso nell'acqua assorbe qualche centimetro, un muro appoggiato ad un terreno bagnato, umido, magari in qualche momento della stagione più umido, perché magari c'è la neve che si scioglie oppure ci sono forti piogge come in Inghilterra, ma mai in una condizione estrema come quella del mattone nell'acqua. Quindi era ovvio che era necessario trovare quale fosse la vera causa. Allora siamo andati avanti a esaminare, a testare, a verificare. Se vediamo la slide successiva, è un esempio che rende, ecco qua, che rende ancora meglio l'idea. Vedete questo muro? È un muro praticamente uniforme, costruito con lo stesso materiale, quindi avremo un sottosuolo esattamente uguale, ma evidentemente dalla parte sinistra alla parte destra abbiamo decisamente un livello di umidità diverso. Quindi abbiamo usato questo ed altri come esempio e ci siamo resi conto che in questo caso specifico, vi sto dicendo, vedete qua c'è un passaggio di un cavo elettrico e qualsiasi impianto elettrico tradizionale ha comunque una sua dispersione naturale. Questa dispersione di elettricità va a influenzare la muratura e quindi dà al muro stesso la capacità, meglio chiamiamola la forza, di attirare maggiormente molecole d'acqua verso l'acqua. Quindi osservato questo e misurato, perché ciò che vi dico ovviamente è misurabile, poi lo vedremo nella seconda fase del seminario, ci siamo resi conto che se un muro, vai pure avanti, è influenzato elettricamente, e non solo le altre cause, ma se è influenzato elettricamente, acquisisce la capacità, la forza di attirare maggiormente molecole d'acqua verso l'acqua. Ora vi mostro un video molto semplice che dimostra di fatto quello che vi ho detto. Quindi questo è un rubinetto con dell'acqua che esce in modo regolare e questa è una bacchetta in plastica che è stata caricata dentro staticamente con un panno di latta. Penso il gioco che avete fatto tutti a scuola una volta, io lo facevo ogni minuto perché era il mio divertimento, ok? Si giocava con la carta, ma in principio guarda. Quindi una bacchetta in plastica che viene caricata dentro staticamente, vedete quanto è forte il cambiamento di direzione dell'acqua. Se lo rivediamo, addirittura non so se riuscite a vederlo online, ma l'acqua di fondo addirittura si spezza completamente, si riduce a molecole. Rivediamo un attimino, per favore. Ok, quindi come vedete è un flusso d'acqua continuo, quindi ha una sua forza, una sua stabilità, eppure basta una bacchetta in plastica caricata elettrostaticamente, quindi con una quantità di energia veramente minima, ok? Vedete quanto si sposta e addirittura come viene sfaldato il flusso dell'acqua.
Abbiate l'idea che il muro che si carica negli anni elettricamente, adesso vediamo perché, sia questa bacchetta di plastica. Ok, quindi il muro che si carica elettrostaticamente nel tempo acquisisce la capacità, una forte capacità di attirare molecole d'acqua verso la. Ok? Quindi mi fermo un attimo, voglio chiedere alla regia se c'è qualche domanda, perché normalmente qua so che magari c'è qualche curiosità, qualche punto di interesse. Se non sento niente vado avanti. Comunque. Niente, possiamo andare avanti, va bene. Quindi ci siamo resi conto che il fattore era puramente un fattore elettrico. Ovviamente ci saranno poi degli altri fattori non scatenanti, tipo se c'è presenza di molti sali, ovviamente sappiamo che abbiamo un fattore igroscopico maggiore, se c'è presenza di cemento possiamo avere un'ulteriore attrazione delle molecole d'acqua, ma il fattore scatenante è la carica elettrostatica nella muratura. Quindi la domanda era: ma com'è possibile che ogni muro delle case vecchie, ovviamente muri appoggiati direttamente al terreno, abbia questo tipo di problemi? E qua abbiamo isolato l'altro punto. L'altro punto, ci siamo resi conto che il movimento d'acqua sotterraneo, quindi il movimento delle falde acquifere sotterranee, nel tempo genera una quantità, vai pure avanti di una, genera una quantità lieve ma sufficiente di disturbo elettrico all'interno della muratura, che dà al muro stesso la forza, la capacità di attirare le molecole verso l'alto. Questo è ciò che siamo riusciti a trovare. Prova di questo che a un certo punto questa risalita smette, finisce, vedete che c'è questa linea che abbiamo chiamato linea di potenziale zero, che a livello visivo e estetico ve ne rendete conto quando la vedete, che sul muro c'è il punto di maggior fluorescenza salina, dove abbiamo la maggior quantità di distacco dello strato pittorico, spesso anche degli intonici e a volte addirittura del materiale di costruzione, quindi mattoni che vengono mangiati dai sali. Perché? Perché fino a questo punto abbiamo avuto un'influenza elettrica del movimento d'acqua sotterraneo, quindi fino a lì arriva l'umidità. Esattamente sopra, misurando, ovviamente misurabile questo, non abbiamo questa influenza e quindi di conseguenza non abbiamo più la capacità del muro di attirare molecole d'acqua. Quindi funge da barriera, una sorta di barriera naturale, che l'umidità arriva fino a quel punto, non ha più possibilità di essere attirata verso l'alto e quindi viene fatta uscire questa continua pressione, viene fatta uscire verso l'esterno, abbiamo evaporazione ovviamente dell'umidità, c'è un distacco netto dei sali dall'umidità e quindi abbiamo la cristallizzazione dei sali che crea appunto i danni alla pittura, all'intonaco, addirittura alla parte strutturale della casa. Quindi, come penso sia più chiaro adesso capire, il modo per asciugare i muri non è un modo per respingere l'umidità, fare qualsiasi tipo di intervento meccanico, ma il modo fondamentale per asciugare i muri e mantenerli poi asciutti nel tempo è non permettere più al muro stesso di essere influenzato elettricamente. Quindi, come abbiamo fatto, abbiamo dovuto mettere a punto un dispositivo che vediamo nella prossima slide, di piccolissime dimensioni, e dopo lo vediamo in una slide più primo piano. Comunque è un dispositivo passivo, completamente passivo, quindi non è alimentato da nessuna fonte di corrente. No? È una domanda per me? No, ok, mi sono distratto, ok. Questo dispositivo è completamente passivo, quindi non è alimentato da nessuna fonte di energia tradizionale, ma fondamentalmente è un'antenna che viene installata nell'abitazione o nell'immobile, nella chiesa, insomma, nell'immobile affetto da questo tipo di problema, e una volta installato, già un'ora e trenta dopo la sua installazione, va a togliere completamente il disturbo elettrico della muratura e quindi, se vediamo nella slide successiva, non essendoci più l'influenza elettrica all'interno della muratura, il muro inizia a rilasciare naturalmente l'umidità contenuta al suo interno, quindi abbiamo la prima fase, che è una fase di prosciugamento, ok? E la seconda fase è quella ovviamente
altrettanto importante, che permette, ovviamente lasciando il dispositivo installato nell'abitazione, di poter mantenere l'immobile completamente asciutto in modo naturale. Voglio riportarvi giusto un po' di attenzione, voi potete capire che stiamo parlando di un trattamento completamente naturale, assolutamente non invasivo, perché stiamo parlando di un dispositivo esterno e eventualmente reversibile, perché se togliamo il dispositivo nell'arco, abbiamo fatto dei test, nell'arco di 15-20 giorni il muro ritorna a ricevere l'influenza elettrica e di conseguenza rinizia ad assorbire umidità dal basso verso l'alto, okay? E quello che è più importante, che vedremo poi, ripeto, nella seconda fase con Don Franco, è totalmente monitorato l'intervento. Quindi noi abbiamo, seguendo dei parametri della normativa 1.11.085, abbiamo creato un parametro, un protocollo meglio chiamato, che segue passo per passo il periodo di prosciugamento della muratura fino a certificare l'avvenuto prosciugamento, perché i valori all'interno della muratura sono ritornati ad avere i parametri che appunto la normativa ricorda. Prima di andare avanti, voglio sapere se c'è qualche... Hanno un bug nel computer, hanno riavviato il sistema appena risolvere il problema. Ci sono due domande, appena riescono a riattivare l'audio te lo dicono. Comunque ci sentono e sono collegati. Va bene, allora aspettiamo un attimo che si ricollega al... Così rispondo alle domande e non vado avanti oltre questa parte qua. Non so quanto ci vuole, quindi secondo me ti conviene andare avanti. Ok? Sì, un attimo, intanto vai avanti. Vado avanti. Benissimo, quindi no, rimaniamo pure su questa parte qua. Quindi un altro punto molto molto importante che voglio condividere con voi è, vi sto parlando della struttura, ok? Quindi sia a livello verticale che orizzontale, l'intera struttura costruita subisce questo annullamento del disturbo elettrico all'interno della muratura, quindi sia che sia, ripeto, orizzontale che verticale, il muro non ha più la capacità elettrica di attirare molecole d'acqua verso l'alto. Quindi anche i pavimenti, anche se a contatto con il terreno, dove ovviamente ci saranno sicuramente dei fattori tipo condense o infiltrazioni, ma per quanto riguarda la risalita capillare, assolutamente questo viene completamente risolto, ok? Quindi abbiamo un netto miglioramento. Abbiamo più di un'esperienza, soprattutto nelle chiese che soffrono di questo tipo di problema, magari abbiamo dei pavimenti di valore architettonico, quant'altro, quindi ci è stato proprio richiesto questo, non ultimo l'intervento che abbiamo fatto a Napoli. Esatto, settimana scorsa al Piemonte della Misericordia, dove oltre ad avere un grosso problema di risalita capillare, loro avevano un problema anche sulle pavimentazioni, che sicuramente verrà sistemata, perché era proprio indotto, era proprio una conseguenza diretta dalla risalita capillare. Ma ne abbiamo un sacco di questo genere. Ditemi se siamo ancora a bagno. Va bene, ok. Si vede che siamo importanti se c'è questo. Ok. L'altro punto importante tecnicamente parlando è, tanto immagino che queste domande saranno una di queste, nel caso abbiamo del muro contro terra, quindi ci troviamo nei seminterrati, negli scantinati, dove oltre ad avere risalita capillare abbiamo anche una spinta laterale. Ok? In questo caso ovviamente Biodry non garantiremo mai il completo prosciugamento della muratura, perché ovviamente avremo anche della spinta laterale, arrivare a questa parte qua, ma il dispositivo, siccome togliendo la trazione elettrica il flusso dell'umidità è dall'alto verso il basso, anche l'umidità che entra tendenzialmente cadrà verso il basso. E qua abbiamo anche qua adesso più di centinaia di installazioni fatte presso i nostri clienti, dove comunque signor Daniele, eccomi. Ecco, salve, è arrivata una domanda. Quanto dura l'effetto dell'intervento? Allora, l'intervento è fatto in più fasi. Normalmente noi monitoriamo l'immobile per circa 3 anni. Okay? Quindi, dalla fase dell'installazione, poi ripeto, con Franco vedremo nel dettaglio, comunque normalmente noi ci prendiamo 3 anni di tempo
per arrivare a asciugare e certificarne l'avvenuto prosciugamento completo dell'immobile. Il dispositivo, perché magari questa è una domanda fra le righe, rispondo direttamente, il dispositivo al suo interno non ha nulla di movimento, non ha nulla che si può alterare nel tempo. Abbiamo fatto anche delle prove meccaniche di invecchiamento forzato e abbiamo riscontrato che oltre 100 anni di invecchiamento comunque garantisce comunque il pieno funzionamento del dispositivo. In realtà al suo interno non c'è niente che si può usurare, non c'è niente che può subire danni meccanici, perché fondamentalmente il dispositivo vedrai è un'antenna passiva e quindi se non viene manomesso meccanicamente comunque il suo funzionamento è garantito, ripeto, per lungo tempo. Perfetto, e poi ce n'è un'altra che chiede: funziona anche sui muri di sostegno? Muri di sostegno, se è il muro di sostegno, il muro portante, assolutamente sì. Non è, diciamo, la tipologia di struttura o lo spessore del muro che può variare il funzionamento. Anzi, colgo l'occasione per questa domanda perché mi rendo conto che il pubblico presente sarà un pubblico più tecnico e quindi magari ha un punto di vista più più tecnico, più edile. Allora, non è la tipologia di struttura che modifica il funzionamento o meno, ok? È puramente il disturbo elettrico all'interno della muratura stessa. Quindi se un muro è 30 cm, 40, 50, un metro e mezzo, sono tutte esperienze che abbiamo fatto in sito, ok, o addirittura mura a sacco o altre situazioni di questo genere qua, magari a volte estreme, comunque il risultato è il medesimo. Perché? Perché andiamo a togliere il disturbo elettrico all'interno della muratura e quindi è la base su cui si crea il problema e quindi risolvendo quello di conseguenza il muro si asciuga completamente. Penso di aver risposto. Sì, grazie signor Daniele, perfetto. Prego, ci sono altre domande o possiamo proseguire? Allora, per adesso non ci sono altre domande, nel caso avviso. Benissimo, mi può fermare in qualsiasi modo. Ok, quindi se andiamo nella slide successiva, quindi faccio giusto un sunto di questa prima parte qua, ok? Quindi come vi ho accennato, ovviamente, perché sennò vi stravolgerei i vostri punti di riferimento che avete avuto nelle esperienze passate. Ovviamente se abbiamo presenza di sali, il materiale, secondo di come sono fatti, possono attrarre più o meno umidità, se c'è dalla vicinanza dell'acqua ovviamente, o delle temperature, o la capillarità stessa dei materiali. Questi sono tutti fattori che possono in qualche modo aumentare o diminuire la risalita capillare, però ho detto aumentare o diminuire. In realtà il fattore scatenante rimane sempre il disturbo elettrico. Se non c'è questo, il muro, come vi ho mostrato nelle foto precedentemente, non può risalire, non può assorbire umidità. Ribadisco un altro concetto che vi ho detto, l'esempio è perché l'umidità arriva ad una certa altezza e oltre non va. Perché si ferma a un metro, ad esempio un metro e dieci, non va 10 centimetri più o 10 centimetri meno. Le teorie sono tantissime, le spiegazioni verbali sono state tante, ma l'unica cosa che noi possiamo misurare è che dove c'è umidità c'è una certa quantità di disturbo elettrico, dove non c'è umidità non c'è questa carica elettrostatica. Quindi questo è l'unico fattore misurabile e comprovabile che comprova questo. Quindi gli altri fattori che vedete nelle slide sono fattori, ripeto, che possono andare a incentivarmi o crearmi maggiori problemi, tipo la presenza dei sali. Sapete benissimo che abbiamo un fattore igroscopico, poi lo vedremo con Franco dopo, ma quello può essere un fattore più, ma non è la causa della risalita capillare. Ok? Bene, quindi andiamo pure avanti. Ok, adesso fai la slide pure del dispositivo, così lo facciamo vedere. Bene, allora, il dispositivo, stiamo parlando di un dispositivo, come vi ho accennato prima, molto molto piccolo, perché sono 24 cm di altezza per 11 di lunghezza e 6 di profondità, che viene installato a parete in una posizione ben precisa,
che viene definita dal nostro tecnico installatore. Qua inizio a fare i primi accenni sulla parte poi tecnica. Sappiate che il BioDrive viene esclusivamente installato da un tecnico certificato BioDrive, ok? Abbiamo un'accademia interna che forma e mantiene corretti i tecnici, e questo tecnico è in grado, poi ripeto, lo vedremo fra poco, è in grado di definire la sua posizione e assicurarsi che il dispositivo stia funzionando nel modo corretto. Ultimo accenno, poi lascio parola a Franco. I dispositivi hanno, abbiamo due, pur vedendo il box uguale, esternamente lo vedete uguale, abbiamo due possibilità. Uno, un dispositivo che ha un raggio d'azione che può arrivare intorno ai 15 metri di raggio d'azione, okay? E un altro più performante che arriva addirittura a circa 25 metri di raggio d'azione. Quindi, come potete capire, copriamo superfici molto molto ampie. L'influenza, il funzionamento non si ferma al primo muro, al primo ostacolo che trova, ma quando vi parlo di raggio d'azione è raggio d'azione, quindi qualsiasi muratura all'interno di questo raggio d'azione viene comunque completamente prosciugata dal nostro intervento. L'altro fattore molto molto importante, quando abbiamo superfici più ampie dove c'è la necessità di mettere più di un dispositivo, questo è un nostro fiore all'occhiello molto tecnico, ma ci tengo a condividerlo, i dispositivi non si annullano uno sull'altro, quindi se abbiamo una raggio d'azione che uno sovrappone l'altro, non si crea un buco di funzionamento in quell'area lì, ma i dispositivi riescono a funzionare in maniera completamente separata. Bene, questa qui è la parte di funzionamento che volevo condividere con voi. Ora lascio la parola a Franco che vi approfondirà l'aspetto tecnico, quindi come andiamo a fare i controlli, come vengono fatti, quali sono i valori che vengono presi in considerazione, come vengono paragonati e quindi come facciamo quotidianamente, ripeto, in più di 30 paesi al mondo, dimostrare che questa tecnologia è molto molto efficace e dà il risultato che promettiamo tutti i giorni. Daniele, magari prima di passare la parola all'altro relatore, abbiamo altre due domande. La prima è: qual è la durata del dispositivo? Sì, il dispositivo è un dispositivo passivo, non ha una durata temporale. Abbiamo fatto una serie di test di invecchiamento meccanico e abbiamo verificato che oltre a 100 anni in macchina, quindi in queste autoclavi che abbiamo provato, comunque il dispositivo, dopo essere fatto invecchiare artificialmente e riposizionato, comunque ha dimostrato perfettamente il suo funzionamento. Attualmente noi, i primi dispositivi ormai risalgono a 20 anni circa di installazione, ovviamente, quindi anche quelli test, ovviamente noi li continuiamo a monitorare e stanno funzionando perfettamente, stanno mantenendo in modo asciutto. E l'altra domanda invece è se è necessità di sostituzione. Sì, è direttamente collegata alla prima. Attualmente noi non abbiamo avuto mai la necessità di dover sostituire nessun dispositivo, fatto salvo che sia stato manomesso meccanicamente o in cantiere, è stato fatto cadere o cose di questo genere. Quindi se c'è una forzatura, non mi viene la parola, comunque se viene manomesso meccanicamente, quindi ripeto, cade in un cantiere, viene preso, fatto cadere o qualsiasi cosa di questo genere qua, a quel punto viene sostituito, c'è una procedura interna nostra che permette di fare questo procedimento e rimettere il dispositivo in maniera funzionare al 100%. Ok, perfetto. Per ora basta così con le domande, grazie. Bene, allora vai pure avanti, vale con un'altra slide. Ok, giusto velocissimamente, esatto. Il nostro tipo di intervento, quindi, è, come avete capito, completamente non invasivo, quindi non facciamo nessun tipo di intervento sulla muratura che possa essere classificato come invasivo, quindi nessun taglio, nessuna iniezione, non creiamo nessun tipo di elettrosmog all'interno dell'abitazione dell'immobile e, come appunto mi avete fatto già dire prima della domanda, non ha bisogno di nessuna manutenzione, il dispositivo è completamente sigillato,
costruito in modo che nel caso fosse aperto smette il suo funzionamento perché le antenne all'interno perdono il loro allineamento e quindi non funziona più. E, attualmente, ripeto, ormai abbiamo più di 20 anni di storia, il dispositivo funziona completamente, ma anche con quelli installati dopo essere fatti invecchiare artificialmente, comunque il loro funzionamento è perfetto. Ok, quindi io direi, se non ci sono altre domande, regia? No? Lascio la parola a Franco, con lui abbiamo fatto questo percorso assieme, lui ha seguito sempre la parte tecnica, quindi ogni giorno parla con, non so, avremo più di 50-60 tecnici nel mondo, dove archiviamo ogni singolo tipo di informazione, quindi come vedete adesso noi abbiamo la forza di gestire, penso che siamo la più grossa, più grosso database di dati dal punto di vista edile, perché come vedrete adesso raccogliamo ogni tipo di informazione, viene archiviata e mantenuta per ogni singolo immobile. Quindi lascio la parola a Franco che vi spiegherà bene come funziona. Ciao a tutti, grazie Daniele, grazie del tuo intervento, sempre professionale come sempre, complimenti. Bene, allora mi presento, mi chiamo Franco Baga, come ha detto Daniele abbiamo iniziato questo percorso da ormai 20 anni, sembrava ieri, invece è passato il tempo, mi sono accorto anche perché mia figlia ormai è all'università, quindi effettivamente sono passati 20 anni. Va bene, allora entriamo un po' nel dettaglio. Come ha detto Daniele, una cosa importante, abbiamo parecchia esperienza dal punto di vista proprio fatta sul campo, quindi di misurazioni, di diagnostica, di confronto tra una misura e l'altra, tra la differenza dei materiali. Ci sono veramente tantissimi argomenti. Andiamo un po' avanti, seguiamo diciamo le slide, così abbiamo una linea più o meno diritta da seguire e quindi poi se ci sono domande sono qui a vostra disposizione. Ok, bene, quindi partiamo col protocollo di verifica BioDry. Allora, prima di tutto, come tutti nel settore appunto dell'edilizia, ma dell'umidità in generale, si partono con delle misurazioni ovviamente più veloci, più semplici, e che ovviamente hanno poca invasività. Questo qui è uno strumento, è un igrometro, questo che state vedendo, un igrometro, il nome della marca è GAN, un'azienda tedesca che produce uno dei tanti tipi di strumenti di misurazione che funzionano tramite il contatto. Allora, tengo a precisare che questo, adesso qui vediamo dei valori che sono relativi al tipo di scala fatta da questi strumenti. In generale la maggior parte di questi strumenti ha una scala che va da 1 a 100 per diciamo compararla a un concetto che abbiamo di misurazione dell'umidità, che è l'umidità relativa dell'aria, che di solito siamo abituati a sentire del 70%, del 50%, del 90% quando piove, o del 30-40% quando magari ci sono giornate secche o anche qualcosa di più. Intanto l'umidità relativa dell'aria, perché si chiama relativa? Perché è relativa in base alla temperatura, perché l'umidità dell'aria è una misurazione che viene fatta di quanta umidità è presente in un gas, quindi stiamo parlando di un elemento che non è solido, ma appunto è gassoso. Per varie leggi che esistono, mi viene in mente quella di Boyle e Mariot, una di queste leggi appunto è relativa alla temperatura, quindi e al volume, per cui se un gas viene compresso di solito aumenta la sua temperatura, se viene espanso diminuisce. Questo principio fisico lo troviamo anche nei frigoriferi, per darla un po' così diretta, funziona così. Si fa il freddo in questo modo, sfruttando questo fenomeno della compressione del gas. Poi ci sono un sacco di tipi di gas, per cui ognuno ha le sue caratteristiche, per cui viene scelto per un modo o per l'altro. Ma nell'aria, se noi sappiamo benissimo che d'estate le cose si asciugano prima,
E uno dice, beh, perché l'aria è calda? È vero, perché l'aria è calda, e quando l'aria è calda ha più capacità di trattenere in sospensione le molecole dell'acqua. Se noi prendiamo un cubo di plastica e chiudiamo questo cubo e inseriamo ed è a 30 gradi, all'interno abbiamo un misuratore di umidità, possiamo vedere che magari c'è un'umidità del 40%. Se poi mettiamo questo cubo senza farlo toccare con altra aria, quindi senza avere un'alterazione, lo inseriamo dentro una cella frigor, vediamo che la temperatura diminuisce e aumenta la percentuale di umidità dell'aria. Quindi l'umidità relativa dell'aria è in relazione alla temperatura di questo gas chiamato aria. Ora, per cui solitamente vengono, perché ho fatto tutta questa introduzione? Per entrare un po' nel dettaglio sul fatto che le scale di questi strumenti sono indicativamente basate da 0 a 100, ma non misurano effettivamente una quantità di acqua, perché questi strumenti misurano la conduttività del muro, ok? Quindi un muro si presuppone che è più conduttivo quando c'è più acqua e meno conduttivo quando c'è meno acqua. Quindi questa è una misurazione in realtà della conduttività del muro in cui si appoggia questo strumento. È uno strumento molto veloce, molto pratico, molto comodo, però ha una misura indiretta, ok? Più avanti adesso vedremo perché è tutta questa spiegazione. Questa misura indiretta quindi è una misura elettrica, ok? Ora nel muro ci sono molti elementi oltre all'acqua che possono essere conduttivi, per esempio i sali. Quindi una misurazione fatta con questo strumento dove c'è molta salinizzazione tenderà a darci un valore molto alto di umidità, che non per forza è esattamente quello reale, ok? In ogni caso, questo strumento qua è molto utile per fare una diagnosi veloce e abbastanza corretta. Okay? Viene utilizzato in un primo momento per fare una diagnosi veloce al momento del nostro primo sopralluogo, per capire quantomeno se il muro è asciutto o bagnato, se ha delle problematiche oppure no. Una volta che sono state trovate queste risposte, si procede. A quel punto, quando il tecnico biodry arriva sul posto, inizia a fare delle misurazioni che sono più precise, e se andiamo avanti con le slide lo vediamo. Allora, intanto questa è una misura che viene fatta prima. Daniele prima ha accennato del fatto che abbiamo chiamato una linea di potenziale zero nel muro, che è quel livello dove possiamo dire che il disturbo elettromagnetico che c'è nel terreno e che ha influenzato la nostra molecola dell'acqua spinge in alto fino a un certo punto questa molecola, ok? E noi, come ha detto prima, abbiamo fatto diverse misurazioni e abbiamo osservato che il muro effettivamente, quando c'è una risalita capillare, funziona un po' come una pila, cioè si può vedere effettivamente con un tester elettronico, si può effettivamente vedere che c'è una certa quantità di energia all'interno del muro. Ovviamente parliamo di energia molto, molto piccola, però è presente, e questa energia varia di casa in casa e di zona in zona in base a quel disturbo di cui prima Daniele ha accennato. Okay? Questa misurazione è una misurazione interessante perché viene fatta prima dell'installazione del nostro sistema e successivamente, all'incirca un'ora e mezza dopo, per vedere una variazione di questa carica all'interno del muro. Questo sta ad indicare che il dispositivo ha creato un cambiamento nell'equilibrio elettrico che c'è all'interno del muro, equilibrio che in realtà è stato la causa della risalita capillare. Ok? Vai pure avanti. Dopo magari ci ritorniamo. Ecco, prima stavo parlando appunto del tipo di misurazione, ora qui arriviamo alla misurazione che ha accennato Daniele, secondo la normativa 1.11.085, che è basata appunto su una misurazione effettiva
della quantità di acqua presente nel muro, ok? Questa è una termobilancia, una bilancia ad altissima precisione, fino al millesimo di grammo, che ha nella parte superiore delle lampade che servono ad irraggiare il materiale. Quindi cosa succede? Viene messo un certo quantitativo di materiale su questa bilancia e viene pesato allo stato di fatto, quindi bagnato per un tot che ancora non sappiamo. Dopodiché, quando la bilancia viene chiusa, viene fatta iniziare la misurazione, inizia a, appunto, a riscaldare il materiale. A sua volta l'acqua evapora, evaporando l'acqua c'è un alleggerimento del peso effettivo del materiale che abbiamo messo all'inizio. Quindi possiamo vedere alla fine di questa misurazione quanto peso d'acqua c'è all'interno del materiale. Prima ho specificato appunto che cosa misurava un igrometro, che cos'era l'umidità relativa dell'aria, perché ora diventa necessario per capire questi numeri che cos'è che misurano effettivamente. Questi numeri misurano effettivamente il peso di acqua presente in quel materiale. È un sistema che viene utilizzato anche nella farmaceutica, dove è importante avere esattamente delle corrette quantità di umidità, e anche in alcuni casi, per esempio, nel settore degli alimentari. Per esempio nella pasta, per evitare che diventi polvere oppure che si ammolli, che diventa molle, è necessario avere una certa quantità di umidità, né di più né di meno. E con questo sistema si ottengono queste misurazioni. È un sistema normato, come vedete, UNI 11085, e quindi effettivamente il numero che viene fuori è il peso d'acqua. Quindi vuol dire che se noi mettiamo, per esempio, faccio un esempio, 10 grammi di polvere di muro e alla fine della prova questi 10 grammi sono diventati 9, vuol dire che abbiamo avuto il 10% d'acqua, ok? Quindi il 10% equivale a, se noi prendiamo un chilo di muro, a un etto. Quindi questa è una grossa quantità d'acqua, però paragonata per esempio all'umidità relativa dell'aria che siamo abituati a sentire, 70%, 60%, 40%, il 10% sembra niente. Ma questo è appunto peso, quindi è completamente un altro numero, ok? Vorrei sapere se fino a qua ci sono delle domande, prima che entro nel dettaglio. Infatti stavo per intervenire subito, perché dai social ci stanno arrivando innanzitutto dei complimenti per il vostro prodotto, perché c'è chi l'ha provato e insomma vi fa i complimenti. E poi ci sono un paio di domande. La prima chiede: vorrei capire meglio come viene effettuata la misurazione dell'umidità nel muro. Quali procedimenti seguite? Ok, allora, la misurazione adesso tra poco la spiego, perché finora ho spiegato il tipo di misurazione. Ora spiego effettivamente come viene fatto. Se non sbaglio abbiamo qualche slide dopo, se mi ricordo bene, e ora faccio vedere come preleviamo il campione, eccetera, eccetera. Okay. Allora, magari passiamo all'altra domanda. Altra? Sì, ce n'è un'altra che chiede: quali certificazioni ha il prodotto? Allora, questa qua è una parte che vediamo alla fine. Comunque il prodotto ha diverse certificazioni, dalla certificazione CE effettuata da un ente esterno, ISO, poi dalla certificazione TUV, che è una certificazione di un marchio molto noto a livello europeo per quanto riguarda le emissioni di campi elettromagnetici e quindi elettrosmog. Abbiamo certificazioni sull'elettricità, sui disturbi elettromagnetici, e ne abbiamo parecchie di queste certificazioni. Poi magari alla fine le vediamo, comunque si possono vedere anche sul nostro sito, sono diverse, ce n'è addirittura anche una che in particolare svizzera per quanto riguarda la quantità dell'umidità presente nelle fondamenta. In Italia non mi sembra che c'è questa norma, ma in Svizzera c'è una norma dove una fondamenta di una casa non può avere un massimo di umidità, cioè può arrivare fino a un tot. Abbiamo una certificazione fatta anche su questo tipo di misurazione, di problematica. Perfetto.
Poi ne abbiamo parecchie, poi magari le vediamo un po' tutte. Qualcos'altro, magari proprio relativo a quello che ho detto finora? Allora, c'è un'altra domanda. Tempistiche medie di risoluzione del problema. Questa è un'altra bella domanda. Allora, la tempistica, abbiamo una media che va da un anno a circa massimo un anno e mezzo. In alcuni casi è molto più veloce, anche può arrivare a sei mesi. In qualche caso può arrivare anche a due anni o, come ha detto Daniele, a tre anni, che è il tempo in cui noi comunque diamo il nostro servizio post vendita di controllo dei risultati ottenuti. Questo ovviamente dipende dalla situazione in cui troviamo. Quindi, per esempio, visto che abbiamo parlato un attimino di numeri, se troviamo una casa che ha, non lo so, per darvi un esempio, il 15%, una casa un po' più difficile, magari uno stabile che ha il 10% di umidità, quindi per ogni chilo di muro c'è un netto di acqua, e questa umidità arriva fino a un metro e mezzo, sia per quantità sia per altezza nel muro, il tempo di prosciugamento può essere magari un po' più lungo. Mentre invece se abbiamo una casa dove magari abbiamo un 6-7% di umidità, come ad esempio, se vedete, non so se si vede nella slide, ma in questo caso la misurazione del 6,67% è un'umidità abbastanza normale per quanto riguarda l'umidità della risalita capillare e non esagerata, e lo abbiamo soltanto nei primi 20, 30, 40 centimetri del muro. A questo punto è chiaro che diventa molto più veloce ottenere un'asciugatura, ok? Quindi la velocità del prosciugamento è determinata dalla condizione in cui troviamo lo stabile, ed è per questo che la nostra diagnostica deve essere precisa, puntuale ed approfondita, perché dobbiamo esattamente avere la situazione del momento dello start del nostro prosciugamento. Ho risposto a qualcos'altro? Va benissimo così per adesso, grazie. Ok, quindi continuiamo, vediamo di... ecco, qui appunto, vabbè, questa l'abbiamo già vista, l'ho già spiegata, la bilancia quindi viene chiusa, inizia la misurazione. Ok, allora, che cos'è questa tabella? Allora, prima di tutto rispondiamo alla domanda numero uno, no? Come viene fatta questa misurazione? Allora, la misurazione ovviamente viene fatta prelevando dei campioni di muro, ok? Quindi per prelevare dei campioni di muro bisogna prenderne almeno, la normativa dice 2 grammi, per cui noi preleviamo 2 grammi di questa polvere di muro dal muro stesso. La prima cosa che facciamo ovviamente andiamo a fare questo prelievo dove? Nei punti dove il muro è già danneggiato, quindi come diceva Daniele, il nostro intervento non è invasivo perché le misurazioni non andiamo a farle in un muro bello, nuovo e che non ha nessun tipo di problematica, ma andiamo a fare le misurazioni, quindi i nostri prelievi, nei muri laddove sono già danneggiati, rovinati, hanno già dei problemi estetici, e quindi effettuare un prelievo di questo materiale non crea un ulteriore danno dal punto di vista estetico o disagi all'interno della casa, ok? Come viene fatto questo prelievo? Allora, viene fatto con una punta di trapano speciale, con un trapano che ha una rotazione lenta, e viene fatto ad una profondità approssimativamente di 10 centimetri. Ok, dico approssimativamente perché può in qualche caso essere necessario fare delle misurazioni leggermente superiori o leggermente inferiori. Laddove, per esempio, Daniele ha accennato di un muro a sacco, per esempio, può succedere che sicuramente, visto che stiamo parlando con dei tecnici, abbiamo diversi tipologie di materiale a contatto che possono avere delle interferenze una con l'altra, quindi
dobbiamo avere una esatta conoscenza della situazione all'interno del muro, sia dal punto di vista di materiali che dal punto di vista di umidità e quindi di assorbimento di ogni singolo materiale. Però tendenzialmente la misurazione viene fatta così, quindi si fa un prelievo per esempio ad un'altezza di 20, facciamo un esempio, supponiamo che abbiamo una casa che ha dell'umidità fino a un metro, faremo una misurazione a 20 centimetri, quindi faremo un foro con appunto senza creare un riscaldamento della punta, quindi a ripeto a velocità lenta, faremo un prelievo all'interno del muro di 10 centimetri, prenderemo circa 2 grammi di questa polvere e la mettiamo sulla nostra termobilancia e otteniamo un certo numero. In questo caso, per esempio, qui nella tabella che state guardando, vedete che all'estrema sinistra abbiamo punto di prelievo muro e c'è un numero che indica il numero muro numero 1, ok? Vediamo il numero del foro, il primo foro, numero 1, poi abbiamo all'altezza, l'umidità di superficie, quando è necessario prendiamo le misurazioni sulla superficie, quando non è necessario invece facciamo un foro per esempio a 20 cm dal pavimento. Il valore che viene calcolato in peso di acqua è per esempio 8,44 e nella successiva colonna abbiamo la profondità del materiale che in questo caso è 10 cm, quindi 10, e il materiale estratto che in questo caso è un insieme tra fuga e mattone, ok? Successivamente poi si fa un foro leggermente più alto, quindi il numero 2 a 35 cm d'altezza e in questo caso abbiamo una misura di 7,04, anche questa misura viene fatta sempre a 10 cm e in questo caso ancora abbiamo trovato questa miscela di fuga e mattone. E così continuando fino ad arrivare al punto in cui abbiamo un valore che risulta essere stabile e prossimo o al di sotto del 4%. Dico prossimo al di sotto perché dipende dal tipo di materiale possiamo avere differenti valori. Successivamente, adesso per esempio in questa misurazione, se non sbaglio era uno stabile parecchio ammalorato, quindi questo muro è un muro che aveva notevoli problematiche e possiamo vedere che l'umidità non arriva ben oltre al metro, ok? Possiamo vedere che fino a un metro e 25 abbiamo dell'umidità. Poi successivamente queste misurazioni vengono fatte, adesso non so se qua si vede la parte sottostante, ci sono ecco qua, nella parte sotto possiamo vedere in questo caso per esempio il nostro tecnico che ha eseguito la misurazione e la data in cui l'ha eseguita, più le misurazioni dell'umidità relativa dell'aria di cui accennavo prima, quindi l'umidità esterna, l'umidità interna e in questo caso è stato preso un dettaglio torre biblioteca, perché questo stabile ha una torre con una biblioteca, se non sbaglio questo qua è il castello di Masino sono le misurazioni fatte con il FAI, dove appunto un importantissimo castello molto grande e abbastanza storico, ed ecco perché magari troviamo sicuramente questo livello di umidità un po' più alto. Interessante vedere poi che queste misurazioni vengono ripetute successivamente, quindi possiamo dire che il 13/7/2018 è stato installato il dispositivo, poi viene fatta una misurazione dopo 6 mesi circa, quindi l'8 febbraio 2019, una seconda misurazione, ripeto una terza misurazione ancora nello stesso periodo, quindi
in periodo estivo ancora in luglio 2019 e poi un'ulteriore misurazione nel periodo ancora invernale, quindi l'11 febbraio 2020. Allora, queste misurazioni vengono fatte ogni 6 mesi perché diciamo che è importante avere una misurazione post installazione sia nel periodo invernale che nel periodo estivo, perché chiaramente potrebbero esserci delle forti variazioni a causa appunto del calore, perché è chiaro che d'estate l'aria è molto calda, quindi c'è sicuramente una maggiore evaporazione dal punto superficiale. È vero anche che le misurazioni vengono fatte all'interno del muro di 10 cm e non superficialmente, proprio per ridurre al massimo questa diciamo variante, che è una delle varianti di cui accennava prima Daniele, che possono esserci nei livelli della risalita capillare. Ok? Fino a qua ci sono domande, perché sono andato un po' nel tecnico, non vorrei andare troppo avanti. Ci sono domande, regia? Allora, per adesso non ci sono domande, quindi possiamo continuare. Va bene, ok, quindi continuiamo. Allora, vabbè, ecco, per esempio, guardiamo questo muro qua. Se sposti un pochettino, per esempio, questo è il muro 2, ecco, così possiamo vedere appunto i fattori determinanti. Se potete vedere i valori al momento dell'installazione, no? 7,16, 5,4, 4,55, 4,43 e poi appunto quel valore al di sotto del 4 di cui parlavo prima. Se guardate al primo controllo, nonostante sia passato dall'estate all'inverno, sono totalmente in riduzione. Ok? A sua volta, di nuovo un anno dopo d'estate, continuano ad essere in riduzione e poi di nuovo l'inverno successivo continuano ad essere in riduzione. Quindi qua possiamo vedere che c'è, come parlava prima Daniele, una costante riduzione dal momento dell'installazione, ma in sezione nel muro, cioè all'interno del muro, quindi non parliamo della misura superficiale. Quindi questo è diciamo il nostro fiore all'occhiello, perché facciamo proprio la diagnosi è effettuata in modo puntuale all'interno del muro, quindi non è una questione superficiale. Puoi tenere l'altro dritto, perché non so se si capisce. Non ci siamo dritto. Cioè, che si vede tutta una... così. Va bene. Sì, come era prima, diciamo dal... Va bene, andiamo avanti. Ah, ok, ecco, questa qui è la planimetria del castello di Masino, dove appunto sono state fatte le varie misurazioni, tramite appunto la sovrintendenza e il FAI abbiamo concordato e deciso di effettuare interventi in queste tre zone differenti, che appunto potete vedere che è la biblioteca della torre in basso a destra, l'aula didattica in basso a sinistra e poi la zona chiamata così appunto cucina e legnaia che è in alto nella struttura. Sono stati presi questi punti significativi, sempre in questo caso ovviamente avevamo dei vincoli molto importanti, perché questo è un patrimonio storico dal punto di vista a 360 gradi, perché sia da come è fatto il castello, sia da come sono fatti le mura, sia dai quadri che hanno all'interno, l'arredamento, è praticamente tutto una come si dice, una... È tutta un'opera d'arte, esattamente. Puoi continuare, quindi vabbè, abbiamo visto questi tre punti. Quindi la descrizione del protocollo, quindi abbiamo un rilievo tecnico, quindi è ciò di cui stavo parlando, ok? Cioè viene fatta al momento dell'installazione una approfondita diagnosi
con il metodo ponderale, quindi non con igrometri di superficie, ma secondo la normativa UNI 11085, quindi preleviamo esattamente il materiale, abbiamo esattamente la quantità presente all'interno del muro di acqua, ok? Poi installiamo il dispositivo. Nel momento in cui si installa il dispositivo si effettua quella misurazione del potenziale elettrico del muro, questo allo scopo di confermare che il dispositivo da quel momento in poi sta effettivamente a livello diciamo di disturbo elettrico all'interno del muro, creando una variazione, un cambiamento. Poi successivamente c'è appunto il servizio di diagnostica, dove seguiamo il cliente per, come diceva Daniele prima, per certificare e garantire che il muro si è asciugato effettivamente. E c'è tutta questa serie di misurazioni che vengono fatte nella casa, dove sono appunto precise e abbastanza pignole, oserei dire, per assicurarci che ad ogni sei mesi c'è un cambiamento ottimale all'interno dei muri e quindi una riduzione effettiva sia dell'altezza dell'umidità, che per esempio da un metro si abbassa a 60 centimetri, poi a 30 e poi a zero, sia della quantità di umidità, che per esempio dal 10% o 12% passa all'8, al 7 e poi al 5, al 4 e quindi poi al 3 e via su valori più asciutti. E poi c'è la consulenza per individuare le corrette misure accompagnatorie. Cioè, che cosa si intende qua? Ovviamente, ho accennato prima, quando ho iniziato, che ogni casa ha una sua particolarità, una sua, diciamo, costruzione, i materiali che sono utilizzati possono essere differenti, il luogo su cui è stata costruita è differente, può essere, come ha accennato Daniele, seminterrata, può essere in posta a un pendio, può essere da un lato appoggiata appunto alla montagna, da un altro lato libera. Quindi ci sono moltissime probabilità o casualità, direi più peculiarità, per ogni tipo di casa. Tra parentesi, questo qua è un lavoro dove non ci si annoia mai, perché sembra che la risalita capillare sia sempre la stessa, invece quando si va a fare la diagnosi si scoprono sempre particolarità sia nel materiale usato, sia magari nella tecnica di costruzione utilizzata o nella posizione, eccetera, eccetera, che possono creare, che creano delle variabili. E quindi la consulenza individuale viene fatta per garantire alla nostra clientela a 360 gradi di risolvere comunque tutte le problematiche che possono esserci in una casa, perché per esempio possono anche esserci, come ha accennato leggermente Daniele all'inizio, possono esserci problematiche legate alla condensazione. Per esempio, in questo caso una condensazione per essere risolta bisogna effettivamente individuare il tipo di causa. Può essere sicuramente un ponte termico, cioè voglio dire una differenza di temperatura tra un materiale e l'altro. L'esempio classico è quando tiriamo fuori d'estate dal frigo la nostra bottiglia o bibita o birra dal frigo, che si riempie di goccioline. Queste goccioline non è che attraversano il vetro, ma semplicemente sono umidità in sospensione dell'aria che vicino alla bottiglia perde di temperatura l'aria e quindi condensa, o meglio concentra le molecole d'acqua che erano in sospensione sul vetro freddo. Ora, questo concetto qua nella casa sembra semplice, ma non sempre con un'isolazione termica questo problema viene risolto, perché potrebbe essere anche causato questo sbalzo, questo ponte termico, appunto chiamato ponte perché da un livello più basso a un livello più alto, da un punto a un altro, questo ponte termico potrebbe essere causato anche dal tipo di utilizzo del riscaldamento. Per esempio, se si accende e si spegne il riscaldamento frequentemente, l'aria interna della casa si scalda e si raffredda e quindi
potrebbe accentuare o addirittura causare della condensazione, anche se magari i muri tutto sommato vanno bene. Oppure anche il concetto della ventilazione, anche questo è un elemento che può determinare oppure no una condensazione. Ho sentito spesso qualche cliente dire: avevo le finestre vecchie, non mi faceva la muffa, adesso ho messo le finestre praticamente sigillate che chiudono al 100% e si è iniziata a creare la muffa. In quel caso lì è causato da un movimento dell'aria microscopico che magari la finestra permetteva, ma non sempre può essere quello. Quindi una misura in questo caso che effettuiamo appunto dai nostri clienti con delle termocamere in questo caso e analizzando tutta la storia del cliente, come vive la casa, come è abituato, quali sono le sue abitudini e quant'altro, riusciamo a trovare la corretta soluzione più veloce da dare al nostro cliente. Ok, e quindi poi arriviamo, ritorno di nuovo all'umidità di risalita capillare, la garanzia di prosciugamento, cioè noi con questa diagnostica puntuale riusciamo ad avere un controllo dettagliato su tutti i punti della casa. Ovviamente ci concentriamo sui peggiori, perché se risolviamo i peggiori, ovviamente quelli minori vengono ovviamente risolti nel corso del servizio, e comunque teniamo presente qualsiasi tipo di situazione che può uscire fuori durante il nostro servizio, e arriviamo appunto a ottenere che tutti quei numerini che avete visto prima, che sono misurazioni effettive della quantità di umidità presente nel muro, si approssimino al di sotto del valore di un muro asciutto. Quindi possiamo così garantire il prosciugamento e essere sicuri al 100% di aver dato un ottimo servizio ai nostri clienti. C'è un'altra slide? C'è il video. Ah, c'è un video. Ok, prima del video, se avete delle domande. Ecco, sì, sono arrivate alcune domande. La prima è: funziona anche per murature in tubo? La puoi ripetere, che non ho sentito? Funziona anche per murature in tubo? Ah, questa è una bella domanda. Allora, sì, funziona anche in murature in tufo. Una cosa che ha accennato prima Daniele, che abbiamo un background, una grossa banca dati di informazioni, è perché queste installazioni, sia nella parte iniziale della nostra avventura, abbiamo fatto, che ricordo sempre con grande emozione insieme a Daniele, sia nella prima parte della nostra avventura che durante tutto il nostro percorso, che ormai copre appunto 20 anni, se non anche qualcuno in più, non voglio fare bene i calcoli perché sennò mi spavento, abbiamo fatto misurazioni di ogni tipo di materiale, e questo in Italia, quindi per rispondere alla domanda, sì, anche nella muratura in tufo, ma non solo, in ogni tipo di tufo, perché per esempio abbiamo esempi di tufo nella parte della Puglia, dove tra l'altro ci sono due tipologie particolari di tufo, nel tufo romano per esempio, nel tufo siciliano, e in alcuni punti della zona della Toscana. Poi, e quindi posso confermare al 100% che funziona anche per il tufo. Il tufo è un materiale completamente differente, molto poroso, però è anche molto aperto, quindi ha una grossa capacità di assorbire l'acqua, ma pochi hanno analizzato nel dettaglio che ha anche una grossa capacità di evaporazione. Però non voglio entrare troppo nei dettagli tecnici, poi magari potete scrivere poi nei nostri siti o qualsiasi cosa, io sarò ben felice di entrare nel dettaglio. Okay. Comunque, funziona col tufo e con qualsiasi altro tipo di materiale. L'abbiamo sperimentato anche su mattoni di vario tipo, e giusto per chiudere il discorso, avendo questa esperienza internazionale, ci sono anche differenti mattoni. Per esempio in Danimarca si usano dei mattoni che sono differenti dai nostri, sia nella conformazione che nelle dimensioni, che nella cottura, che nella produzione, anche nel colore.
Insomma, abbiamo un'enorme esperienza e background su questo tipo di cose. Seconda domanda? E poi ci sono varie domande che riguardano principalmente informazioni sui costi e su come contattarvi. Sui costi ha detto? Sì, sì, sì. Ah, sui costi poi richiamo qua Daniele che vi risponde, così io rimango nella parte tecnica. E sui corsi di formazione penso che poi possiamo dare indicazioni per i nostri... facciamo dei corsi di formazione ogni 15 giorni, di solito viene fatto il giovedì pomeriggio al giovedì sera, giusto alle 7, alle 19, esatto, dove tutti possono partecipare, e poi in più abbiamo una, diciamo, per chi poi vuole addentrarsi di più in questo tipo di settore, diciamo, o di avventura, abbiamo anche dei corsi specifici che sono fatti online, molto interessanti, perché si entra in dettaglio, si riprendono un po' o la maggior parte delle informazioni che io ho detto, e si approfondiscono bene con magari anche esempi di foto, esempi di misurazione, quindi si va un po' nello specifico, quindi c'è da sbizzarrirsi su questa zona qua. Quindi sono contento che hanno fatto questa domanda, perché vuol dire che c'è interesse tecnico, e a me fa sempre molto piacere. Poi? E poi domande su come contattarvi e sui costi. Ok, costi, quindi poi prendiamo Daniele, contattare, possiamo mandare direttamente, allora la Valentina manda direttamente i nostri contatti, comunque anche sul nostro sito ci sono tutte le varie mail a cui potete scrivere, per cui poi vengono poi, se la questione tecnica, indirizzate alla sezione tecnica, se invece commerciale indirizzate alla commerciale, eccetera eccetera. Perfetto. Ho risposto a tutto? Sì, sì, grazie. Sono stato bravo? Bravissimo. Ok, allora adesso vediamo il video, quindi c'è un video, così, ecco, che riprende un po' in generale. Tutte le varie fasi di cui abbiamo parlato ora. Domande? No, aspetta, perché dobbiamo cambiare. Ok, inizia il video che dura pochi minuti, quindi ci sentiamo tra pochi minuti. Pronto? Buongiorno, parlo con il signor Rodolfo? Molto bene, la chiamo da Biodry, ci è arrivata una sua richiesta per un problema di umidità. Come posso aiutarla? Posso farle qualche domanda? Un professionista Biodry, dopo aver ricevuto la richiesta della risoluzione al problema, effettua un sopralluogo gratuito presso l'immobile da risanare. Lo scopo è quello di assicurarsi che si tratti di umidità di risalita e garantire l'effettivo prosciugamento del muro. Effettua infatti le prime misurazioni di umidità per poter successivamente fornire il preventivo. Dopo la firma del contratto è il momento dei nostri tecnici esperti. Tramite l'igrometro misurano il livello di umidità presente nell'intonaco e ne misurano l'altezza. Inoltre verificano il potenziale elettrico nel muro. Secondo la normativa UNI 11085, eseguono le misurazioni ponderali tramite prelievi di un campione di vino, utilizzando una bilancia ad alta precisione con camera di essiccazione, che permette di quantificare esattamente l'umidità presente all'interno del muro, espressa in percentuale. Tutte le misure vengono registrate e i fori sigillati. Ecco che a seguito di altre misurazioni specifiche, come le diagnosi chimiche, l'analisi tramite reagenti chimici dei sali e il controllo dei disturbi elettrici, il tecnico stabilisce dove installare il dispositivo. Ogni 6 mesi, a seguito dell'installazione, vengono effettuate nuovamente le misurazioni per assicurarsi che il prosciugamento stia avvenendo nei tempi previsti. Il cliente viene seguito fino a completa soddisfazione ed effettiva risoluzione del problema di umidità di risalita capillare. Aspetta. Ok, va bene, ok, questo è proprio un riassunto veloce dal momento in cui
la nostra clientela ci contatta per avere più informazioni, al sopralluogo che viene fatto appunto dal responsabile tecnico commerciale. Dico tecnico commerciale perché tutti i nostri commerciali hanno una formazione di base tecnica per poter capire esattamente se si tratta di appunto umidità di risalita piuttosto che magari la più banale condensazioni o anche magari infiltrazioni o magari una semplice perdita da un tubo, quindi onde evitare di prendere in carico una situazione in una casa dove magari non è effettivamente umidità di risalita. Quindi una volta poi confermato che è un'umidità di risalita, quindi si fa un contratto e tra poco Daniele ci dirà, risponderà alla vostra domanda e dopodiché appunto il tecnico arriva e come avete visto fa una serie di prelievi che poi vengono ripetuti a distanza di 6 mesi, a distanza di 1 anno e così via per effettivamente verificare, certificare che l'umidità sta regredendo in maniera costante fino a raggiungere i valori di un muro asciutto. Quindi ci sono domande che magari si sono risvegliate tecniche dopo questo video, se no richiamerei qua Daniele e passerei di nuovo la parola a lui per la parte finale. E allora, per adesso possiamo andare avanti, non ci sono domande. Ok, bene, vuol dire che siamo stati chiari. Quindi allora passo la parola a Daniele per la parte conclusiva. Bene, io sono qua e se comunque se c'è qualcosa sono a disposizione. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie mille. Grazie. Grazie, grazie mille. Benissimo. Grazie Franco. Grazie. Ok, vi c'è anche la parte tecnica che ovviamente potete comunque approfondire in continuazione. Noi siamo molto attenti a supportare la nostra rete di collaboratori tecnici per dare tutte le informazioni possibili per poter avere una situazione chiara dell'immobile affetto alla proprietà di stretta capillare. Avrete poi dalla regia tutti i contatti per dove trovarci e farci domande sicuramente. Rispondo subito alla domanda della parte commerciale prima di entrare nella parte dei certificati. Allora, l'intervento di BioDry è basato su un valore di costo che non è il numero di dispositivi che vengono installati, ma la superficie piana interessata al prosciugamento dei muri. Quindi in Italia si chiama superficie lorda, quindi la misura in pianta dei metri quadri interessati al prosciugamento, ovviamente comprese le murature perimetrali per comprendere completamente il valore dell'intervento. Per darvi un valore, l'intervento su 100 metri quadrati in Italia siamo a intorno ai 75 euro al metro quadrato. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo intervento, in questo corso c'è l'intervento preventivo, quindi andiamo a valutare se l'immobile è da asciugare con BioDry, quindi se ha un problema di risalita capillare reale, l'analisi che viene fatta, la relazione tecnica, l'installazione e la dispositivo di installazione o di dispositivo secondo la necessità e controlli periodici come abbiamo visto poc'anzi fino a certificare l'avvenuto prosciugamento dell'immobile. In questo periodo di tempo vengono fatte ogni volta una relazione tecnica specifica ad hoc a seconda della situazione dell'immobile man mano si evolve il prosciugamento fino al finale dove appunto diamo una certificazione di avvenuto prosciugamento dell'immobile stessa e quindi un valore aggiunto dell'ottenimento del risultato. Il costo è inversamente proporzionale, quindi man mano che la superficie in metri quadri aumenta, il costo per metro quadrato diminuisce, vado a memoria, andiamo sulla cifra alta del listino, non mi ricordo a memoria, comunque su 1000 metri quadri siamo intorno ai 40 euro al metro quadrato, esatto, quindi è inversamente proporzionale. Già 200 metri quadrati magari mi aiutano i commerciali qua. Siamo in Italia, quindi intorno ai 50 euro, 55 euro al metro quadrato, quindi come vedete il calo è veramente immediato poi dal costo del metro quadrato. Come vi ho detto, ciò che vendiamo è un servizio, quindi non è il dispositivo in sé che è di proprietà del cliente ovviamente, ma quello che diamo è
un servizio di completo prosciugamento della muratura con tutto ciò che serve per ottenerlo e relativo certificato e garanzia, perché quanto vi abbiamo descritto finora è coperto da una garanzia, quindi se non si dovesse ottenere il prosciugamento promesso all'inizio dell'intervento, verrà poi rimborsata la cifra sostenuta dal cliente, trattenendoci solo una piccola parte che è il costo tecnico e comunque ha fatto una serie di relazioni, quindi un servizio che viene dato direttamente. Comunque su di questo possiamo poi essere più precisi all'intervento commerciale. Come vedete siamo nella pagina delle certificazioni, giusto le facciamo scorrere velocemente, vi ha accennato da prima Franco, abbiamo una serie di certificazioni, il TUV che certifica appunto nessun tipo di problema dal punto di vista di esposizione dei campi elettromagnetici, anche se ribadisco che quel tipo di DRAI è passivo, quindi il suo non emette assolutamente nulla, però era doveroso e necessario comunque fare queste verifiche e darmi la fiducia. Successivo certificato CE, appunto certificato macchina che appunto certifica che il video può essere usato e non crea nessun tipo di problema per il uso. Più avanti, questa è la certificazione del fatto che il video è completamente costruito in Svizzera. Parla un po' più alto. Ok, mi sentite? Sì, adesso molto meglio, grazie. Ok, ero lontano. Quindi questa è la certificazione svizzera che certifica l'autenticità del fatto che il dispositivo è completamente prodotto in Svizzera. Per avere questo certificato, giusto per informazione interna, oltre al fatto che il dispositivo è prodotto in Svizzera, anche i suoi componenti sono per l'80% devono essere comunque prodotti in Svizzera, altrimenti questa certificazione non viene rilasciata e viene riverificata di anno in anno. Proseguiamo. Questo è un altro certificato, sempre nel campo del magnetismo, comunque di qualsiasi tipo di interferenza che può dare all'uomo, e anche qua la certificazione è al 100% passata. Ok, andiamo più nella parte partnership commerciale. Adesso vi mostrerò alcune partnership fatte in Italia. Col Politecnico di Torino stiamo lavorando per fare una verifica dal punto di vista di miglioramento dell'isolamento termico delle pareti, di conseguenza al loro prosciugamento, quindi una volta che il muro viene prosciugato ovviamente riduce notevolmente la sua trasmittanza e quindi abbiamo un notevole miglioramento del suo isolamento, ma col Politecnico stiamo collaborando proprio per dare un valore certificato, quindi un'esatta percentuale che verrà ottenuta a secondo delle varie qualità della muratura stessa. Avanti. Ville Veneto Confiu, scusatemi, è un'associazione di Ville Veneto ovviamente prevalentemente organizzate per l'ospitalità, quindi sono un gruppo di ville che vengono utilizzate proprio per l'ospitalità, per organizzare eventi, banchetti, cose di questo genere qua, e siamo loro consulenti tecnici proprio per risolvere questo tipo di problema che ovviamente sapete benissimo che esiste. A proposito di questo dovrebbe esserci un video che testimonia l'installazione fatta in questo posto, esattamente, quindi 2 minuti. Le ville venete per il Veneto sono un patrimonio inestimabile. Biodrai e il consorzio Ville Venete 4U hanno stipulato una convenzione d'eccellenza in cui lo scopo è preservare le ville venete. Il consorzio delle ville venete accoglie moltissime ville e Biodrai è a totale disposizione per il risanamento delle murature affette da umidità di risalita capillare. Il nostro scopo è quello di riqualificare edifici che sono in degradazione a causa dell'umidità presente nelle murature. I proprietari di Villa Barghessa Valmarana avevano installato il dispositivo in una sola parte della villa. Dopo aver visto l'efficacia del dispositivo, hanno deciso di installarlo in tutto il perimetro della villa. La villa ora è quasi completamente asciutta. Sono molto soddisfatti, sono diventati uno dei nostri migliori referenti.
Ok, ci sono un po' di maneggiamenti tecnici fra un video e l'altro. Ok, collaboriamo anche col CNA, la sede di Torino, dove con loro abbiamo fatto diversi interventi, maggiormente didattici, dove è stata addirittura fatta una pubblicazione, un libro bellissimo, dove viene riportata proprio tutta la storia, la tecnologia di BioDry e relative installazioni fatte appunto in collaborazione col CNA. Avanti, ASI, Associazione di Dimore Storiche Italiane, conta più di 5.000 soci in Italia e con loro collaboriamo, abbiamo una linea specifica organizzata con loro dove partecipiamo a ogni assemblea regionale allo scopo proprio di dare servizio e consulenza localmente, poter essere di aiuto e supporto nella risoluzione di questo tipo di problema. Col FAI, come avete visto prima, collaboriamo da diversi anni, siamo loro partner tecnici, abbiamo fatto l'installazione nel Castello di Masino e veniamo comunque interpellati alla necessità di poter dover affrontare il problema dell'unità di risalita capillare. C'è il video qua. C'è il video, vediamo il video, sì, l'installazione appunto del Castello di Masino. Bene, ora proseguiamo, abbiamo una carrellata di installazioni come vi abbiamo accennato, sì scusatemi prima, questa è un'altra collaborazione che facciamo con Rec Magazine, è una rivista molto specializzata che arriva a tutte le soprintendenze d'Italia, dove ogni pubblicazione c'è sempre un articolo che richiama BioDry in base a installazioni oppure comunque consigli tecnici che diamo per quanto riguarda l'umidità di risalita capillare. Chiesa Oggi, anche con loro, collaboriamo da più di 11 anni. È un periodico che viene consegnato ad ogni parrocchia in Italia e anche con loro abbiamo fatto diverse installazioni e interventi tecnici per poter dare questo tipo di consulenza nell'ambito parrocchiale, sicuramente con grande successo. Questa è una pubblicazione che abbiamo fatto di recente, ma andiamo pure avanti. Ok, ora intanto che parlo ci sarà una carrellata di referenze che abbiamo fatto, giusto perché non riusciamo a interagire, mi rendo conto che magari ci sono domande o altre cose di questo genere qua, dovete sapere che tutto ciò che avete ascoltato finora è sempre, sempre supportato da dati oggettivi. Ok, quindi quando vi parlo di installazioni in Italia, stiamo parlando di più di 3.000 installazioni, dove ognuna di queste installazioni, sia che fosse un garage piuttosto che un castello come avete visto, viene completamente monitorato in modo standard basato sulle normative e questo ovviamente ci ha permesso di avere un enorme numero di referenze, ora ne vedremo alcune, ecco magari fermati qua, questa è come vi dicevo Santa Sofia, la cattedrale Santa Sofia a Kiev, noi l'abbiamo installata circa 3 anni fa. È stato un intervento veramente importante perché, tra l'altro, subito prima dell'inizio della pandemia, i problemi qua erano veramente molto importanti in termini di umidità di risalita capillare, ma abbondantemente coperti perché voi dovete sapere che, oltre ad essere patrimonio dell'UNESCO, mondiale dell'UNESCO, è il palazzo, in questo caso la cattedrale di riferimento per l'Ucraina, quindi vi do giusto una notizia fra le righe,
in questo momento è l'unico posto dove c'è un trattato internazionale dove non potrebbe succedere nessun tipo di attacco bellico come in questo momento. Infatti in questo momento è una sede, rifugio strategico per quanto riguarda l'Ucraina. Vi dico questo perché, proprio accennandovi a Santa Sofia, 15 giorni fa è stato con noi il responsabile tecnico dei restauri di questa cattedrale, che è anche diciamo, il portavoce ufficiale per quanto riguarda il ministro dei beni culturali ucraino, e gira il mondo proprio per riportare la testimonianza di questa cura che viene presa di questo immobile. Dovete sapere che ad esempio 2 mesi fa è stato lanciato un missile a circa 500 metri da questa cattedrale con delle vibrazioni incredibili, e immediatamente è stata messa in funzione un sistema di monitoraggio per vedere, perché c'erano state proprio delle fortissime scosse, delle fortissimi danni a livello proprio di vibrazioni e quello che è successo. Ma ciò che questo tecnico ha riportato durante questo evento internazionale che è venuto a Pisa 10 giorni fa, lui ha proprio portato l'attenzione e la sensibilizzazione ai tecnici presenti sul fatto dell'umidità di risalita capillare, dove ha testimoniato il fatto che se lui non si fosse preso cura dell'umidità di risalita capillare in questa cattedrale, malgrado non ci fossero delle evidenze di chissà che genere tipo, perché come vi ripeto è mantenuta quotidianamente in modo impeccabile, ma ci ha fatto intervenire, abbiamo fatto un'analisi approfondita della situazione. Quando si è reso conto di quanta umidità c'era, praticamente è stato immediato l'ordine di installare il biodry, e lui, come è successo a Pisa settimana scorsa, è proprio un portavoce dell'intervento e sensibilizza persone del suo pari livello in carico in giro per il mondo per valutare il fatto che l'umidità di risalita capillare non è un intervento che bisogna fare solo quando il problema è diventato impossibile da sostenere, ma prevederlo, e grazie all'intervento di Biodry si può fare, perché è un modo totalmente non invasivo e risolutivo al 100%. Andiamo pure avanti? Sì, vediamo il video di Santa Sofia. Ok, bene, quando si potrà vi invito pubblicamente a visitarla, perché comunque c'è una storia dietro questa cattedrale veramente importante per il paese. Praticamente chi ha costruito questa cattedrale, le figlie, tutte e 7 le figlie sono diventate regine in qualche parte d'Europa, tanto per darvi un aneddoto di questa cattedrale. Comunque andiamo avanti. Qua ci troviamo in Polonia, il castello di Malbork. Attualmente è il castello abitato più grande in Europa, ok? Veramente grande, ve lo dico, un paese, un borgo praticamente. Anche questo è stato completamente prosciugato con la tecnologia Biodry. E qua adesso a seguire vedete una serie di installazioni che non commento. Guardate solo i grafici che appaiono sulla vostra destra, perché come vedete sono appunto i grafici di riduzione dell'umidità di risalita all'interno di ogni immobile. Ok?
Magari chiedo alla regia se nel frattempo sono sorte altre domande. L'unica domanda, anzi richiesta, è se alla fine dell'evento possiamo inviare le slide informative e i video, insomma, che sono stati bellissimi. Assolutamente sì, i video fra l'altro li trovate comunque nel nostro sito web o sul nostro canale Instagram, potete trovare tutto il materiale che volete, perché la filosofia BioDry è quella open, quindi non abbiamo nessun tipo di segreto. Come vi ripeto, vi ricordo all'inizio, la filosofia nostra è quella di risolvere un problema e renderlo pubblico, quindi siamo ben orgogliosi e disposti a poter condividere questo tipo di prodotti, assolutamente sì. Comunque alla fine dalla regia riceverete poi tutto il materiale necessario, assolutamente. Okay. Ok, per finire, che ora abbiamo fatto? Siamo al punto di... Ok, bene, per concludere, come avete capito, tendenzialmente diamo più servizio possibile alla nostra clientela. A proposito di questo, voi potete scaricare nell'App Store oppure nel Google Play un'applicazione che appunto si chiama BioDry, con la quale venite guidati tranquillamente nell'analisi preventiva del vostro immobile, in modo che rispondendo a questa sequenza di domande, che sono domande molto semplici, ma c'è un algoritmo dietro che permette di arrivare a delle conclusioni ben precise, e con questo appunto riuscite già a dare un inizio di service alla vostra clientela per poter poi chiamare il nostro intervento. Se fotografate questo QR code, comunque ripeto, sia nel nostro sito web o nei due store, trovate direttamente la nostra applicazione BioDry. Io direi, togliamo un attimino le slide, così ci vediamo, comunque vediamo un po' più lo schermo alto. Ok, eccoci qua. Vediamo se ci sono altre domande prima di concludere. Benissimo, allora noi non abbiamo altre domande. Quindi nel caso comunque noi invitiamo tutti gli utenti che stanno seguendo il webinar a contattare sia BioDry tramite il vostro sito internet biodry.eu oppure direttamente tramite le nostre piattaforme, quindi che siano edilsocialnetwork.it o edilbim.it, possiamo sempre fornire assistenza in questo senso. E quindi dimmi tu, Daniele, se volete aggiungere altro. No, io penso che due ore vi abbiamo riempito di informazioni. Quello che noi facciamo ogni 15 giorni, facciamo un seminario totalmente open che dura esattamente un'ora, proprio da Svizzera, quali siamo, dove diamo una informazione di base importante per poter collaborare e soprattutto dare consulenza nella propria area di competenza. Di conseguenza a questo, vi potete poi iscrivere a dei corsi online, sempre nel nostro sito web, dove alla fine di ogni piccola pillola di corso ci sono delle domande che vi permettono di verificare l'avvenuta completa comprensione della nostra tecnologia, e alla fine riceverete poi comunque un certificato di avvenuto istruzione, completa istruzione della conoscenza di BioDry. Questo vi permette di essere ancora più forti, essere ancora più professionali e poter dare la prima parte di consulenza alla vostra clientela, comunque vada che poi alla fine verrete supportati da noi per la parte finale, la parte di spiegazione e di analisi dell'immobile stesso. Quindi questo è quello che volevamo condividere con noi. Ripeto, non penso che non ci siano più domande, immagino che l'appetito si faccia sentire. Però devo ringraziare i social network perché, come ho detto all'inizio, è una collaborazione fattiva, molto attiva, e questo a me fa molto piacere perché le parole si sostituiscono ai fatti, e questo è molto importante, e quindi rinnovo il nostro disponibilità a poter fare altri interventi di questo genere. Perfetto, ti ringraziamo. Grazie a tutti voi. Ringrazio Franco, ringrazio il pubblico presente qua, che ora andiamo avanti con la nostra formazione, e mi auguro di sentirvi presto e numerosi sui nostri canali. Grazie. Perfetto. Grazie mille Daniele, grazie.
grazie a Gianfranco, a tutti i relatori intervenuti e grazie interamente a BioDry e complimenti per il webinar che avete organizzato, davvero. E sì, anche noi appunto vi ringraziamo perché abbiamo ormai un rapporto consolidato sin dal 2017, quindi speriamo, ecco, nelle prossime settimane di approfondire ulteriormente l'innovativa tecnologia BioDry e quindi continuate a seguirci sui nostri canali, così da restare aggiornati. E quindi, se non ci sono altre domande, l'evento è terminato e ovviamente sarà disponibile nei prossimi giorni sulla nostra piattaforma ESN Academy on demand, fruibile per i soli iscritti. E quindi potrete rivedere i video, contattare l'organizzatore, come abbiamo detto, l'azienda partner per eventuali richieste o approfondimenti. E ovviamente ringrazio tutti voi che ci avete seguito in numerosi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo di climatizzazione invisibile con gli esperti di TechnoPoint. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci, buona arrivederci, grazie a tutti.